Maria risponde con il sì della fede. L'Evangelista Luca, ricordando nel dettaglio il dialogo serrato tra questa giovanissima donna e l'angelo, fa emergere con chiarezza che non si tratta di un sì a commercato, detto per incoscienza o per sprovvedutezza giovanile, ma si tratta in Maria di un sì offerto e sofferto, pienamente consapevole e proprio per questo totale e senza riserve. Così sia per voi, carissimi, un sì per sé, cioè umilmente deciso ad imitare l'amore irrevocabile con cui Dio ci ama ad uno ad uno. Amore non è amore, mi stanco di ripetere, senza la dimensione del per sempre e senza l'apertura alla fecondità. Qui si situa il valore della verginità nei suoi tre consigli: povertà, castità, obbedienza. Il Fiat di Maria li contiene tutti e tre. Vi invito pertanto ad affidare alla Vergine ogni sera la vostra scelta virginale. La seconda lettura ripete con insistenza il tema della benedizione, una volontà di bene. In evidente contrapposizione con la maledizione fatta da Dio al serpente dopo il peccato originale. Benedetto sia Dio, afferma la lettera di Gesù, che ci ha benedetto con ogni benedizione, predestinandoci a essere per noi figli adottivi, figli di Dio, mediante Gesù Cristo. Dio è nostro Padre. Dio, l'uomo, non può mai dimenticare che anche l'uomo quando credo non riesce a dimenticare al di là di tutto, perché è Padre di ciascuno e per questo ci benedice sovrabbonda di una volontà di bene per noi inconcepibile. E la lettera di Efesini lo conferma dicendo che in Lui siamo fatti eredi per essere lode della sua gloria. Il Padre che è nei cieli, che non si arrende a portare la mano ogni volta che riconosciamo il nostro peccato, non si arrende neppure di fronte alla durezza del nostro cuore che può arrivare fino all'autolesionismo, sempre con la sua mano, che è Gesù, e con l'altra sua mano che è lo Spirito Santo, ci riporta a sé, alla relazione buona costitutiva. Qui si vede lo scopo di ogni vocazione cristiana, la sua gloria e la nostra gloria. Solo sapendosi oggetto di un amore incondizionale si compie il desiderio che l'uomo ha nel cuore, la sua gloria e la nostra gioia. Ricordatevelo bene, è la sua gloria, non la nostra gloria, la sua gloria, non nobis domino, non nobis. La sua gloria può comportare, come dice detto, le comprensioni, derisione, critiche, umiliazione, prove anche dolorose, che tuttavia potranno togliermi la gioia. Questa gioia, carissima, è in voi questa sera, ma per mezzo vostro è in tutti noi, a cominciare dai vostri familiari, dalle comunità parrocchiali, dall'Azione Cattolica, da quanti accompagnano il vostro cammino e continueranno a trarre giovamento dalla vostra azione apostolica. È la gioia del patriarca, tutto il presbiterio, qui rappresentato, che vi accolgano nella famiglia del consacrante e dei consacrati di questa Chiesa. È la letizia di tutti i
accostato nella vista pastorale, hanno fame e sete di pienezza di vita di sé. Questa gioia è quindi di tutta la nostra Chiesa diocesana, che persisterebbe a servire un cuore indiviso e con ancora intensa dedizione. Questa gioia è una possibilità per tutti gli uomini che vivono nella nostra fede, anche per chi crede di non credere, anche per chi dice di essere ateo. È una possibilità per tutti gli uomini e donne del patriarcato, perché in tutti l'insopprimibile senso religioso, l'insopprimibile senso religioso è come un gemito inconsapevole del desiderio. Allora possiamoci a celebrare il rito solenne, ripetendo nel nostro cuore la nostra forma di ingresso. Esulto e gioisco, Signore, l'anima mia.